parola gratitudine ha la stessa radice della parola grazia, gratis, e anche grazioso, quindi bello. Dalle mie parti si dice ingraziato. Cosa rende la nostra vita bella? Una vita che risponde alla chiamata di Dio con gratitudine a tutte le sue meraviglie. E chi rende la nostra vita bella? Il buon e bel pastore Gesù Cristo. Sono grato a tutte le persone che mi hanno rimesso in piedi ogni volta che ero a terra, che mi hanno ricostruito ogni volta che ero a pezzi. Sono grato a chi ha risposto coraggiosamente ad una chiamata, ad una vocazione, perché solo chi risponde senza fare calcoli, coraggiosamente, liberamente ad una vocazione è in grado di provocarne altre, qualsiasi esse siano. Infine sono grato, e mi sforzo ogni giorno ad esserlo, a chi conosce la gioia di dire semplicemente grazie, perché chi conosce questa gioia trasforma un destino in destinazione e la gratitudine in libertà. Per me essere grato a Dio significa fondamentalmente due cose. Grato per aver ricevuto una fede fin dalla mia prima infanzia, ho sentito dentro questa presenza. Secondo, grato a Dio perché nel lungo percorso della mia vita tutte le difficoltà affrontate le ho affrontate grazie a questa fede che ho sentito dentro. E poi ho immaginato di poter restituire per mostrare a Lui gratitudine verso le persone che ho incontrato, in particolar modo nello svolgimento del mio lavoro di insegnante.